Grazie davvero al Presidente Sassoli e a Dupa per avermi chiamata. Dice Einstein, se avessi una sola ora per risolvere un problema vitale, investirei 55 minuti per analizzare il problema e in 5 minuti troverei la soluzione. Bene, io qui, non essendo Einstein, e questo è evidente, ho solo 15 minuti per parlarvi di donne e pubblicità, ed è un bel problema. Esperienze e sensibilità diverse lo rendono controverso, ed è probabile che in questa sala le opinioni in merito siano tante quante sono i posti a sedere. Eppure, se si parla di urgenze e di progetti, questo tema va affrontato adesso, prima che diventi ingestibile. Cercherò di farlo in modo equilibrato e in tre diversi quadri di analisi e concluderò con alcune proposte. Il primo quadro riguarda il sistema paese. Sapete che cos'è il Gender Gap Index? È l'indice del World Economic Forum che misura la disparità di genere in 135 paesi. Bene, nel 2012 l'Italia è all'ottantesimo posto, dopo l'Uruguay, il Botswana, il Perù e Cipro. E perché mai siamo finiti sotto Cipro? Il Gender Gap Index considera quattro dimensioni: salute, istruzione, partecipazione politica e opportunità economiche. Bene, in Italia abbiamo una piena parità tra uomini e donne per salute e istruzione. A farci precipitare fino all'ottantesimo posto sono la partecipazione politica femminile e quella economica. E lì abbiamo un problema. Tra l'altro, la nostra posizione è peggiorata rispetto al 2010, quando eravamo solo 74esimi. E qui voglio farvi notare che i risultati del Gender Gap Index sono correlati sia con la competitività globale dei paesi, sia con il loro indice di sviluppo umano. Vuol dire che dove le donne stanno peggio, l'intero paese sta peggio. E quindi è meno competitivo e quindi fa fatica a sviluppare le sue potenzialità. Per questo il tema delle donne non riguarda solo le donne, ma riguarda l'intero paese. Ecco, per inciso, uno studio di Banca Italia del 2012 ci dice due cose importanti. La prima è questa: se l'occupazione femminile raggiungesse gli obiettivi di Lisbona, il 60%, e oggi siamo molto sotto, guadagneremo 7 punti di PIL, ma per esempio Confartigianato arriva a stimare un più 8.2%. E secondo punto importante, l'occupazione femminile può crescere, dice Banca Italia, senza pregiudicare l'occupazione maschile. Ma già, ci vorrebbe un progetto, e sarebbe un progetto urgente. Ora, stringiamo il nostro campo di osservazione. Il sistema paese è fatto di tanti sistemi e ce n'è uno qui che a noi interessa in modo particolare, è il sistema dei media. C'è un gioco di specchi tra mass media e società. I mass media da una parte raccontano, dall'altra amplificano e consolidano e strutturano sistemi di valori e modelli di comportamento sociale. Quando diffondono stili e modelli di comportamento virtuosi, aiutano la modernizzazione. Qui da noi è già successo almeno due volte. La prima volta è questa. Secondo il linguista Tullio De Mauro, ai tempi dell'Unità d'Italia, solo il 2,5% dei 25 milioni di italiani parlava italiano, gli altri solo dialetto. Sono state anche la radio e soprattutto dal 1953 la televisione a insegnare l'italiano a tutti gli italiani. Un bel risultato. Secondo esempio, chi ha la mia età si ricorderà di Non è mai troppo tardi del maestro Manzi negli anni 60. Bene, tutti se ne ricordano, ma non tutti sanno che quel format è stato replicato in 72 nazioni e che grazie a quella trasmissione 1.400.000 italiani, tra cui mio nonno, hanno imparato a leggere e a scrivere. Un bellissimo risultato. Ma ci sono esempi di televisione virtuosa anche contemporanei e anche riguardanti le donne. In Brasile, le telenovelas di Rede Globo hanno sull'emancipazione femminile un effetto, e ce lo dice l'economista Eliana La Ferrara,
che equivale a quello di 2 anni in più di istruzione. In India, la storia di Alo, una ragazzina di 11 anni che vuole a ogni costo andare a scuola, ha convinto milioni di persone che studiare è importante e oggi la foto di Alo è appesa in tutte le aule scolastiche del paese. Ecco, i mass media possono davvero diffondere buoni modelli di ruolo, rendendo la gente capace di immaginare nuovi obiettivi e di raggiungerli, e noi non possiamo realizzare nulla di ciò che prima non siamo riusciti a immaginare. Per questo costruire immaginario è così importante, perché è il primo passo per fare le cose. Da noi il web sta crescendo in maniera tumultuosa ed è un mondo pieno di opportunità, ancora tutto da scoprire, anche sotto il profilo della comunicazione pubblicitaria. Un pezzo di innovazione sotto traccia in Italia sta passando di lì, attraverso il crowdsourcing, attraverso 1000 startup che andrebbero raccontate e seguite con attenzione. Ma nonostante il tumultuoso sviluppo del web, punito anche, ne abbiamo parlato prima, dall'assenza della banda larga, la TV resta ancora dominante in Italia. È guardata da più di 9 italiani su 10. È guardata per un sacco di tempo. È la prima fonte di informazione ancora oggi per oltre la metà degli italiani. Lorella Zanardo, con il documentario Il corpo delle donne, ha denunciato con forza qualche tempo fa il tipo di immaginario sulle donne che una parte non piccola della nostra televisione nazionale ha diffuso e diffonde. Il documentario è stato visto da milioni di persone, tradotto in un sacco di lingue, e se per caso qualcuno lo conoscesse non deve far altro che guardarlo. C'è invece un altro fatto che mi preme segnalare qui. La nostra televisione espone molto le belle ragazze, ma rappresenta molto poco l'universo delle donne, che è molto più complesso di così. Per esempio, è l'osservatorio di Pavia a dirci che tra gli esperti intervistati nei TG italiani l'86% è uomo e solo il 14% è donna. Viceversa, le donne sono il 38% delle persone che vengono intervistate su fatti quotidiani di cui non viene citata nella professione, nella posizione sociale, perché irrilevanti ai fini delle notizie. Sono persone della strada. Il tema dunque non è tanto o non è solo mostrare meno veline in TV e magari non infilargli la telecamera sotto le gonne o nella scollatura. Il tema è mostrare più scienziate, più imprenditrici, più professioniste, più manager, più primarie d'ospedale, più panettiere, più maestre, più docenti universitarie, più donne della realtà e della nuova realtà italiana. È importante che le donne entrino a pieno titolo e non solo da veline nella rappresentazione che di se stesso dal nostro paese. Non ce l'ho su con le veline, però mi piacerebbe che si raccontasse un paese di donne che non sono solo veline. Ecco, abbiamo bisogno di meno stereotipi e di più modelli di ruolo. Gli stereotipi sono trappole pericolosissime. Molti studi ci dimostrano l'esistenza di meccanismi psicologici molto forti che inducono le persone a conformarsi alle attese che il loro gruppo sociale ha nei loro confronti. Questo significa che le persone diventano come presumono che dovrebbero diventare rispetto alla società in cui vivono. In un paese come il nostro, la rappresentazione televisiva delle donne rischia di rafforzare stereotipi arretrati e negativi e di sviluppare attese minori nei confronti delle donne e quindi performance effettivamente minori. Questo è un tema rilevante sul quale bisognerebbe davvero tutti insieme ragionare. E per esempio, vi ricordo che a dirigere il gruppo del CERN che ha recentemente stanato il bosone c'è una donna, si chiama Fabiola Gianotti ed è l'unica italiana con Miuccia Prada nella lista delle 100 donne più potenti del mondo. Eppure chi da noi conosce il suo nome e la sua faccia? Come mai è meno nota dell'ultima delle brillanti ragazzotte televisive? Ecco, l'oscuramento delle donne non riguarda solo la televisione, e qui cito tra mille, e solo perché è recente,
e riguarda la stampa, invece è un altro caso. Festival delle idee di Repubblica. Su un totale di 134 relatori, solo 18 relatrici le abbiamo contate, il 13,4%. Ecco, ragioniamoci. Ci sono mille donne da scoprire in questo paese e sarebbe bello che tutti facessimo una caccia alle nuove donne da raccontare e da spiegare e da far conoscere al paese, anche perché ne abbiamo appena persa una molto importante, Margherita Hack, che qui mi piace ricordare. Ecco, Margherita Hack è stata un grandissimo modello di ruolo, è un grandissimo modello contro ogni stereotipo, lascia un grande vuoto. Riempiamolo di nuovi racconti delle nuove donne di questo paese, anche in onore di Margherita Hack. Ecco, solo pochi giorni fa, Trecero ha proposto di considerare la RAI come una risorsa dello Stato, paragonabile alla scuola e alla ricerca, e ha ragione. Giovanni Valentini addirittura ha proposto di considerarla bene comune, come l'acqua. Anche su questo tema ci vorrebbe un forte progetto e sarebbe urgente. Ma mettiamo ancora più a fuoco il nostro campo d'osservazione. Andiamo dentro il sistema dei media e troviamo il sistema pubblicità. Occupa solo una frazione dello spazio e del tempo mediatico, ma lo fa efficacemente. Voi lo sapete bene, se no non ci investireste dei soldi. Chiariamo una cosa. Educare non è compito della pubblicità, devono farlo le famiglie, lo Stato, la scuola, le istituzioni, ma la pubblicità può e oggi forse dovrebbe dare una mano, proprio perché è così efficace e soprattutto perché è espressione delle imprese, la parte più dinamica, più moderna, più attiva del paese, quella proiettata verso il futuro, quella che vuole il cambiamento, quella che vuole la crescita e la modernizzazione. Ecco, allora, se la pubblicità è espressione delle imprese e le imprese hanno questo spirito, sarebbe bene che questo spirito nei confronti delle donne e non solo entrasse anche nella pubblicità e farebbe bene a tutti. La buona notizia è che far questo può essere un buon affare per le imprese e ovviamente per il paese. In Italia già in passato la pubblicità ha fatto una piccola grande rivoluzione, è stato nel dopoguerra e l'ha ricordato anche il presidente Sassoli. La pubblicità ha promosso prodotti e stili di consumo che hanno sollevato le donne dalla parte più pesante del lavoro domestico. Pensate solo al passaggio dalla tinozza di ferro che abbiamo visto con Bramieri e col sapone di Marsiglia e la lessiva per lavare i panni, alla lavatrice, al detersivo, alla bacinella di Moplen. Forse non tutti sanno che secondo l'economista Hans Rosling la diffusione della lavatrice è tuttora il primo singolo fattore di emancipazione mondiale delle donne, sollevate dal peso grandissimo di enormi bucati da lavare a mano. Ecco, qui vediamo come l'impresa, i prodotti possono cambiare le vite positivamente. E come questo racconto di cambiamento positivo potrebbe anche essere portato avanti dalla pubblicità. Parlavo degli anni 60, in quegli anni la pubblicità, divertendo, ha diffuso oltre alla lavatrice un sacco di cose che ci hanno semplificato la vita, dai surgelati, i prodotti confezionati, i dadi per brodo, i detergenti, i gelati. Non solo, ha suggerito che le donne possono lavorare fuori casa. Qualche anno dopo, negli anni 70, la pubblicità ha suggerito, io c'ero e me ne ricordo e mi sembrava una cosa ovvia, che il protagonismo delle donne può superare gli stereotipi femminili dominanti. Con questo annuncio, che è rimasto un annuncio storico, e siamo all'inizio degli anni 70. Sembrava ovvio negli anni 70 fare questa affermazione e forse non era così ovvio, visto che 40 anni dopo siamo ancora qui. A dirci che la pubblicità, quando rappresenta le donne, ha qualche area di miglioramento. E non parlo delle pubblicità offensive, quelle che possono essere condannate dal giurì e che giocano sporco sulla provocazione sessuale per conquistare una notorietà da scandalo a imprese piccole e un po' a raffone. Per fortuna si tratta quasi sempre di fenomeni marginali.
Sto parlando di aree di miglioramento della pubblicità mainstream, quella delle grandi marche, quella che davvero orienta l'immaginario collettivo del paese. E vorrei che qualcuno mi spiegasse, per esempio, quale strano ragionamento di marketing solo una manciata di anni fa, l'altro ieri praticamente, ha fatto sì che trovassimo un'unica reason why, questa, non proprio moderna e originale, nella comunicazione di decine di offerte di quattro grandi competitor di uno dei mercati più in espansione del paese. Perché diavolo siamo arrivati a questo punto? Un altro strano ragionamento di marketing, solo l'altro ieri, una manciata di anni fa, sembrava ricondurre buona parte della comunicazione del food a un altro modello, questo, non proprio moderno e originale, e tale da intrappolare dentro stereotipi sia le donne sia gli uomini. Chiariamoci, non ce l'ho con le madri di famiglia che portano in mano la zuppiera. Sono una madre di famiglia e arrivo con una zuppiera in tavola. Ma sono molte altre cose, e se mi riducete a mio portare in tavola in una zuppiera, forse vi perdete un pezzo della mia storia. E così, se rappresentiamo solo donne che portano la zuppiera e riduciamo l'immaginario femminile o all'essere attraenti e un po' svestite o al portare una zuppiera, ci ritroviamo con una identità femminile che diventa ben misera cosa. E allora, non sarebbe bello rappresentare le donne in tutta la loro varietà? Rappresentarle non solo fresche di parrucchiere con un twist, un filo di perle, un mezzo tacco, un sorriso mansueto e il cibo in mano. Rappresentiamo donne alte, basse, grasse, magre, con gli occhiali, senza occhiali, qualche volta un po' spettinate, in jeans, in tuta, in canottiera, con un abito meraviglioso, anche se non sono delle pin-up. Diciamo che sono belle tutte le donne, anche quelle con i capelli bianchi, anche quelle con qualche ruga. E forse faremo davvero un discorso di verità. Per fortuna la pubblicità sta già cambiando e comincia a superare sia gli stereotipi maschili sia femminili, scusate, sia i simmetrici e non meno pesanti stereotipi maschili, quelli del marito, quarantenne, mai un capello fuori posto, sono tutti pieni di capelli, gli uomini della pubblicità, sappiamo che non è vero ma ci piacete lo stesso, sono tutti in camicia azzurra, stanno tutti andando e tornando dall'ufficio. Facciamo vedere uno un po' sgangherato, magari con gli occhiali, più alto, più basso, con la perché no? Siamo tutti belli e siamo tutti interessanti nella nostra varietà. Ecco, dicevo, la pubblicità sta già cambiando per fortuna, ma c'è un intero universo femminile, familiare e maschile da raccontare. Guardiamo qualche numero. Su poco più di 500.000 di nuovi nati in Italia nel 2011, 1 su 4 nasce da genitore straniero. Quasi un 8% nasce da madri più che quarantenni. Il 1 su 4 nasce da madri non sposate. Il modello della famigliola pubblicitaria forse si è frantumato in mille modelli più divertenti, più interessanti da raccontare. E ancora, tra le trentenni, circa una donna su quattro e meno di un uomo su sei sono laureati. C'è un sacco di donne medico, ingegnere, avvocato. Le vogliamo raccontare? E ancora, oltre la metà delle donne fra i 25 e i 54 anni con figli lavora. Ne facciamo vedere una che torna a casa magari un po' stanca, piena di pacchi della spesa e non fresca, non così fresca di parrucchiere. E la facciamo ridere o la facciamo sbuffare o le togliamo di faccia questo angelico sorriso che è unito di default alla zuppiera. C'è un dato ancora più importante per le imprese e ce lo dice l'indagine Cermes Bocconi 2012. Le donne
donne oggi attuano o influenzano oltre il 94% degli acquisti di prodotti per la casa, alimentari e cosmetici, ma anche oltre il 64% degli acquisti di automobili, banche, assicurazioni e utenze. Ecco, se volete parlare al vostro mercato, non potete non parlare alle donne. E un buon modo per farlo è riconoscerne il valore e rappresentarne la meravigliosa molteplicità. Ce lo dice Eurisco in una recentissima indagine. È in atto una rigenerazione delle culture di consumo che l'offerta non ha ancora colto. I primi che la colgono fanno bingo. Dunque, vi ricordo 5 vantaggi da cogliere subito, superando gli stereotipi sulle donne, e voglio sottolinearlo non solo sulle donne, perché allo stereotipo femminile corrisponde un analogo, simmetrico e ugualmente intrappolante e noioso, noiosissimo gente, stereotipo maschile. Ecco, ci sono 5 vantaggi da cogliere. Il primo riguarda la brand identity. Se raccontiamo nuove storie viene fuori una brand identity più forte e contemporanea, più in linea con i trend emergenti. C'è un vantaggio di posizionamento che risulta, se, eccolo qua, c'è un vantaggio di posizionamento che può risultare più netto, più forte e più distintivo, e può permettere anche ai piccoli di competere con i grandi se sanno portare avanti discorsi nuovi e contemporanei. Il terzo punto riguarda un miglior ritorno sull'investimento. Più impatto e maggior ricordo. Raccontiamo storie diverse e saremo più osservati, susciteremo più attenzione e saremo meglio ricordati. È impossibile essere ricordati raccontandola sempre la stessa zuppa. Sorriso. Il quarto punto riguarda un miglior e maggior consenso e una maggior fedeltà di marca, più robusti e più indipendenti dal prezzo. Io guardo i prezzi fra marche che sono tutti uguali e mi raccontano sempre la stessa favoletta. Mi affeziono, Dove è nel cuore di tutti e di tutte noi, mi affeziono a una marca in cui mi rispecchio, che mi rappresenta e che mi rispetta. Quinto punto, CSR. Passiamo dalla sponsorizzazione di cause nobilissime, come se l'azienda fosse Superman che arriva e pac, fa qualcosa di buono e di assolutamente lodevole per la società, ma passiamo all'azienda che diventa protagonista della modernizzazione del paese, raccontando un paese diverso e con ciò contribuendo a crearlo. Le nostre narrazioni creano realtà che diventano vere. Sì, c'è l'urgenza di un progetto riguardante donne e pubblicità. In questi ultimi tempi, articoli, trasmissioni, ampi gruppi di opinione sul web, sui giornali, diverse istituzioni lo sollecitano con grande energia. C'è, devo dirvelo, una grande attesa e anche una grande speranza. E non ho dubbi sul fatto che chi produrrà risposte tempestive si guadagnerà ampio sostegno, consenso, e su questo io sono molto ottimista. Mi aspetto che escano a breve nuove risposte e nuove visioni. È una grande sfida di visione, di creatività e di cambiamento. 5 strade da seguire per seguire questo cambiamento. 5 suggerimenti nel mio piccolo. Il primo suggerimento vi dice: allargate il vostro sguardo per sviluppare nuove e potenti narrazioni. Raccontiamo storie. Le maggiori storie di successo della pubblicità, quelle che ci emozionano a distanza di anni, che ricordiamo e che siamo in grado di raccontare, nascono da una storia. Lo spot più ricordato di sempre, e ancora oggi, Apple 1984, una storia potente sotto il profilo simbolico, il cui protagonista era, guarda caso, una donna. Ecco, ricordiamoci di questo. Se dentro un telecomunicato o una pagina non c'è una storia da raccontare, quel telecomunicato, quella pagina scivolerà via lasciando una piccola traccia di fango e basta. Secondo punto. Valorizzare la leggerezza e lo humor.
Nella mia quarantennale, devo dirlo, vita professionale ho fatto migliaia di campagne, alcune delle quali piuttosto fortunate. Ma praticamente tutte quelle che hanno davvero lasciato il segno avevano una forte componente di humor. Qualcosa, devo dirlo, di molto, molto, molto diverso dalle battute grevi della commedia all'italiana. Lo humor in pubblicità, ma signore e signori, anche nelle relazioni interpersonali e nella vita privata, ma anche in pubblicità, è un grimaldello seduttivo meraviglioso, apre mille porte, vi fa perdonare le affermazioni più strampalate se le fate sorridendo e facendo sorridere. Lo humor è un corteggiamento dell'intelligenza del consumatore. Lo humor è una lampada che si accende, è una meraviglia ed è ampiamente sottoutilizzato fino ad oggi in gran parte della pubblicità al femminile. Fateci sorridere. E poi un'altra strada interessante: essere esigenti sulla qualità dei progetti. La pubblicità di qualità nasce da un pensiero solido. È venuto il momento di abbandonare le tattiche opportunistiche di brevissimo periodo e di corto respiro. La qualità è anche fatta di etica e di estetica e di canoni robusti. Alle aziende la sfida importante di ricominciare a produrre un pensiero di qualità. Alle agenzie la sfida di esprimerlo in tutte le sue potenzialità. Ecco, è una sfida che non possiamo vincere se non insieme. E dobbiamo vincerla superando anche una fatica e una diffidenza di rapporti che in questi anni hanno inquinato quella che una volta era, me lo ricordo, c'ero. Era una grande alleanza di fiducia, di qualità consulenziale fra clienti e agenzie. Questa roba si è persa. E io credo che se la ritroviamo possiamo mettere insieme grandi storie e produrre grandi idee. Nessuna agenzia può farlo contro il suo cliente. Le idee sono fatte per metà della visione del cliente, per metà delle capacità professionali delle agenzie. Senza il cliente non si va da nessuna parte. Dobbiamo ricostruire un rapporto di stima e di rispetto reciproco e dobbiamo farlo nelle prassi quotidiane. Questo credo che sia molto importante. Quarto punto, cogliere la molteplicità e lo spirito del tempo. Non ci sono ricette semplici tipo dai mettiamo anche il marito a tagliare i pomodori che così ce la caviamo con le femministe. Ci sono visioni nuove, ci sono intuizioni da sviluppare insieme, c'è da pensare a un nuovo modo di raccontare le persone, molto più bello, molto più sfidante, molto più ricco, molto più pieno di possibilità. E infine, e mi fa piacere concludere con questo forte appello, infine, poiché la buona creatività vive di buone regole, suggerisco con tutto il cuore di potenziare e promuovere l'autodisciplina. L'esistenza dello IAP è la dimostrazione concreta della buona fede delle imprese e della loro attenzione alla qualità della comunicazione. Oggi in Italia ci sono schiere, ve lo dico perché mi telefonano, gli devo spiegare al telefono che esiste lo IAP. Cosa? Lo IAP? E che è lo IAP? L'Istituto di Autodisciplina? Ma va? Ci sono schiere di giornalisti, pubblici amministratori, politici, opinion leader che non sanno neanche che lo IAP esiste, che quindi pensano che la pubblicità sia una specie di far west senza regole. Da creativa pubblicitaria io sono felice e orgogliosa che ci sia lo IAP, che lavori bene e che cancellando le cattive pubblicità difenda anche la qualità del mio lavoro e la reputazione dell'intero settore. Rafforziamo lo IAP, diciamo che c'è, aiutiamolo a lavorare meglio, perché solo in questo modo riusciamo a far capire alle persone che la pubblicità ha un forte senso di responsabilità nei confronti di quel che dice e del paese a cui parla. Grazie per avermi ascoltato fin qui e forza!